Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute, bentrovate. Eccoci qua, siamo nel nostro messaggio del giorno. Allora, stamattina ho preparato delle carte diverse, come faccio in genere, non proprio tutte le mattine, perché comunque voglio dare più possibilità a un mazzo di carte. Però stamattina tutto nuovo. E quindi abbiamo, diciamo, tutto nuovo come accostamenti e abbiamo qui le carte dei King dell'amore. Abbiamo le nostre immancabili carte verdi di Zaira. Abbiamo le carte dei chakra, scusatemi, dei mandala. Leggevo qua chakra e mi è venuto a dire le carte dei chakra. Poi abbiamo i tarocchi dell'armonia, i tarocchi universali, Steampunk Tarot, i tarocchi della zingara solo arcani maggiori, abbiamo i messaggi magici delle fate, gli oracoli dell'amore e le sibille, le normali. Allora ragazze, come di consueto, io inizio subito a mischiare le carte e ovviamente vi voglio subito dire che sono molto molto contenta appunto dell'esito, insomma dell'esito nel senso del seguito che tutte le mattine fate in questi messaggi. Lo so, rischio di essere ripetitiva, ma è doveroso da parte mia ringraziarvi tutte e tutti coloro che mi seguono con tanto affetto, con tanta devozione, che tutte le mattine hanno il piacere di ascoltare questo interattivo e quindi io devo necessariamente insomma ringraziarvi perché veramente siete fantastiche e fantastici. Quindi, insomma, continuate così. Io l'ho detto già in un altro interattivo sono veramente felice. Questa è una fascia oraria molto, diciamo, poco come dire, consona, no? Per gli interattivi, però evidentemente il successo di questo messaggio del giorno fa capire che poi in realtà se una cosa insomma piace non c'è fascia che regga per così dire. Quindi detto questo, vi voglio anche dire comunque che anche se siete qui in questo momento sicuramente l'universo, il fato, qualsiasi cosa voi credete deve arrivarvi, però prendete sempre tutto con le dovute cautele perché sapete perfettamente che è ovviamente un messaggio interattivo, cioè un messaggio, è un interattivo collettivo generale. Quindi è seguito da centinaia, migliaia di persone, quindi non può assolutamente risuonare su tutti quanti voi. Quindi voi lo ascoltate, se c'è qualcosa che vi deve arrivare, che voi riconoscete, allora va bene. Se non c'è pazienza, tanto io lo posto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, inclusi i festivi, tutte le feste comandate, non lo interrompo mai. E quindi, insomma, è un bel lavoro, ma io sono, ripeto, felice di farlo perché ci sono i risconti. E quindi continuo. Anzi, mi volevo invitare per coloro che si affacciano per la prima volta così in questo mio messaggio del giorno, insomma nei miei interattivi, di appunto mettere un like, vabbè, quello tutti quanti voi che lo seguite perché è un contributo molto importante e un sostentamento indispensabile per il canale. E quindi se vi piace il canale lo seguite, niente di più ovviamente ovvio che mettere il like. Poi per coloro che non sono iscritti, se lo fate anche voi farete parte di questa grande famiglia e attivate la campanella così non vi perderete tutti i miei mie novità, insomma i miei interattivi. Io ne faccio tanti, diversi, ogni tanto mi invento qualcosa, insomma sono abbastanza creativa. Allora ragazze, siamo venuti, siamo alle mie carte verdi di Zaira e quindi che ci daranno l'indicazione quest'oggi di questo messaggio. Volevo anche dirvi che per coloro che sono interessati ad avere un consulto personale, nella descrizione del video, questo e di ogni mio video, ci sono appunto, insomma, nelle info, ci sono i miei dati telefonici,
anche i dati, insomma, i contatti dove potete contattarmi, le mie informazioni. Allora, questa era la carta. Adesso mischiamo questi mandala, ne prenderemo uno così a caso. Io chiudo gli occhi, non li voglio manco vedere. Il primo che esce, ecco, questo qua, prendiamo questo. Allora, vediamo un po'. È il fiore di suino, simbolo cinese delle cinque divinità della buona sorte o per Bacco. Quindi già questa stesa si apre bene, ok? Quindi questo è il simbolo divino delle cinque divinità della buona sorte. Eccolo qua. E si chiama fiore di suino. Lo mettiamo qua. Poi dopo sapete che nel retro ci sono dei significati. C'è appunto una frase di un filosofo così. E poi c'è un pensiero ispirato da me guardando questo interattivo. Allora andiamo a vedere. Oh, qui abbiamo l'indicazione. Ho bisogno di vederti. Quindi questa persona, c'è una persona che vi vuole vedere. Adesso andremo a scoprire chi è e cosa vuole. Allora, come carta di consiglio, diciamo, che può essere sia inerente alla stesa che fuori stesa, abbiamo la carta il King 49, la rivoluzione. Vedete, questo è il King che è uscito fuori. Questo King ci dice evoluzione del rapporto dopo un periodo di conoscenza reciproca. Quindi vedete qua, insomma, sembra che tutto proceda per il meglio. Allora andiamo a prendere adesso, andiamo a girare le carte. Qui abbiamo un bellissimo asso di coppe, ragazzi, un 10 di coppe. Mamma mia, ragazze, che ve lo dico a fare. Guardate come apriamo questa stesa. Guardate come apriamo questa stessa, asso di coppe, 10 di coppe. Allora, qui mi si attaccano le carte ai gomiti, fa un caldo pazzesco. Abbiamo la carta della temperanza, molto bella, guardate com'è rappresentata in queste meravigliose carte. Vedete, molto molto bella. Allora, poi abbiamo la carta delle stelle, però in questo caso è capovolta. Andiamo a vedere. Poi abbiamo qui la gravidanza, torna ad essere libero. E poi abbiamo la carta dell'ancora. Allora, ragazze, ovviamente la carta che mi colpisce da subito, ovviamente a parte che quella centrale, è questo arcano comunque maggiore, che è la carta delle stelle, capovolta. Quindi qua c'è qualche ostacolo, ragazze, qualche ostacolo a compiere qualcosa, c'è una sfiducia e qui c'è proprio mancanza di sincerità. Quindi qua qualcuno non è totalmente sincero. Ok, quindi però questa carta, anche capovolta, non è una carta diciamo negativa, e appunto ci dice che mentre diciamo al dritto ci parla di speranze, di felicità, di sentimenti sinceri, insomma di tutto quello che è più bello uno può aspettarsi nella vita, quando è capovolta ci parla appunto di qualche ostacolo, cioè c'è qualcosa che ostacola qualcuno a fare qualcosa. Quindi è come se si volesse nascondere, no? Magari, che ne so, quello che si prova, quello che si vuole fare, oppure c'è una mancanza di sicurezza in qualcosa, una sorta di sfiducia. Quindi questa è la carta capovolta. Però non vi dimenticate che qua la stesa si apre con un asso di coppe, con un 10 di coppe e con la carta della temperanza. Quindi qua è una bellissima stesa, perché qua ci parla l'asso di coppe, ci parla di casa, di grande amore, di unione, i 10 di coppe anche. Quindi qua questa persona che ha bisogno di vedervi in qualche modo vuole stemperare, vuole il perdono, vuole un amore armonico, vuole una calma, insomma vuole che le cose si aggiustino. No, e lo vuole nel campo dell'amore, perché asso di coppe, 10 di coppe ci parla di questo.
o anche di una persona comunque che con voi magari si sente come a casa, si sente, ha questa maturità sentimentale. Potrebbe anche essere che sia impegnata o impegnata con voi, magari parliamo di un convivente, parliamo di un marito. Sapete, negli interattivi generali le opzioni possono essere diverse. La carta della gravidanza ci parla della nascita di un bambino, va bene, che è sempre portatrice di grandi benedizioni insomma, per tutto il mondo, è chiaro. Però qui anche può essere simbolica, perché la gravidanza è il concepimento, è un momento di, come dire, di evoluzione prima che si compia un qualcosa. Quindi qua la gravidanza sono 9 mesi, magari ecco, potrebbe essere simbolicamente rappresentata da questa carta anche un'attesa di 9 mesi, no? Come una gestazione. Però poi, passati questi 9 mesi, diciamo presunti, vedete, questa è la carta della gravidanza, è chiaro che poi ci sarà questa nascita, e la nascita è sempre qualcosa di bello, è sempre qualcosa di molto, diciamo, importante. Poi abbiamo due carte che al momento sono un po' contrastanti, però io sento di interpretarle in questo modo, perché abbiamo la carta torna ad essere libero, vedete? Come se qua vi impone questa carta a dire il momento di riprendere il controllo della tua vita. Quindi se voi magari vi sentite legati a qualcosa, vedete, c'è pesantezza in questo legame, c'è routine, viene la carta dell'ancora, che ci parla appunto sì di stabilità e anche un lavoro duro per poterla ottenere, però attualmente ci parla che c'è una pesantezza, una routine, un qualcosa che appesantisce un po' la situazione. Però non è una carta negativa, perché tra le altre cose ci parla anche di permanenza, di destinazioni, di determinazione, di longevità. Quindi comunque io interpreto questa situazione in questo modo. Allora, qui abbiamo, vedete, una persona, perché con la carta della rivoluzione, evoluzione nel rapporto dopo un periodo di conoscenza reciproca. Quindi mi viene da dirvi che qua probabilmente questa persona, forse l'avete conosciuta da poco, forse l'avete conosciuta, la state conoscendo, ma ancora non sapete realmente chi è. Quindi qua c'è bisogno di approfondire un po'. L'ostacolo a compiere qualcosa è dovuto probabilmente a questo, si deve avere una conoscenza maggiore. Qua le potenzialità sono tante, l'asso di coppe ci parla di potenzialità. Poi vi voglio anche dire, ragazze, non escludo la nascita di un figlio per alcune di voi, o alcuni di voi, insomma, ovviamente non per tutti, perché l'asso di coppe ci parla della nascita di un figlio. E la carta della gravidanza, è chiaro, ci parla anche di questo. Andiamo a vedere un attimo qui il mandala cosa ci dice, no? Vedete in quello che c'è scritto dietro. Allora, qui dice, cioè, questo filosofo Zhuang Zin ci dice: quello che l'uomo sa non eguaglia a quello che non conosce. Quindi vedete qua, questa frase ci fa riflettere proprio su questa situazione, no? È come se bisogna approfondire la conoscenza, perché dice sì, quello che noi sappiamo non eguaglia a quello che non sappiamo. Quindi comunque è ovvio, no? È molto semplice la frase. Quindi qua va a convalidare questa casa, sì, questa casa, questa carta, che questo ostacolo è probabilmente riferito alla conoscenza. Però questa persona, vedete, ha bisogno di vedervi, quindi vi cercherà. Voi vedetelo, anche se la carta torna ad essere libero, il momento di riprendere il controllo della tua vita. Cioè, se questa persona ha frenato la relazione perché ha degli ostacoli a compiere qualcosa con la stella capovolta, e però quasi prevede che a un certo punto lui prenderà una decisione, e sarà una decisione positiva, perché la nascita è sempre una bella cosa, una nuova vita, insomma, è un simbolismo molto forte. Questa persona probabilmente, voi, anche se ripeto, insomma, volete frequentarla e tutto, però frequentatela, sperateci con l'idea di essere liberi, cioè non vi fossilizzate in questa situazione, continuate la vostra strada.
Poi la frase che io mi sono sentita di scrivere è la seguente: l'umiltà è una dote che ti aiuta a capire chi sei. Lascia andare ciò che non ti fa star bene. E poi io mi sono sentita di mettere un no, ok? Quindi qua, ragazze, è molto semplice. In questo momento c'è questo blocco, c'è questa indecisione, nonostante la grande potenzialità. Anche la carta della temperanza, tra le altre cose, ci parla di lentezza. Quindi, quando esce la temperanza, è sempre lenta. Infatti, i 9 mesi della gravidanza, insomma, più o meno ce la fanno capire. Ora, ragazze, io ho qui, diciamo che non vedo personaggi maschili o femminili da poter tirar su qualche carta della personalità. Però, andando a così ad analizzare, ho bisogno di vederti. Qui comunque c'è una persona, e insomma è in questo ho bisogno di vederti, no? Perché insomma c'è qualcuno che vi vuole vedere. Quindi voglio lo stesso tirare una carta, poi vedremo il fondo mazzo, per vedere questa persona, insomma qualche descrizione di personalità. Qua è uscita una, dice è un po' bugiardo, vedete? Quindi questa persona è un po', insomma. Certo, se esce la stella capovolta, qualcosa ci dovrà stare sotto, no? Quindi è un po' bugiardo. A fondo mazzo abbiamo, però vedete, la contraddizione continua. Dice un po' bugiardo, però è fedele. Qua io questa carta la intendo, in questo caso, è fedele a un qualcosa che comunque lui prova, perché qua non ci dimentichiamo che abbiamo un asso di coppe, un 10 di coppe. Quindi anche se questa persona ci sono degli ostacoli, è indecisa, potrebbe anche esserci una famiglia in mezzo, non lo escludo, non lo escludo. E magari le bugie sono relative al fatto che questa persona comunque mente alla propria moglie, compagna o quel che sia. Allora ragazze, questo è il messaggio del giorno che mi è uscito stamattina. Io vi aspetto come di consueto tutti nei commenti per farmi sapere se ci sono dei riscontri. Vi ringrazio di essere stati con me anche stamattina, vi mando un bacione enorme e vi auguro una meravigliosa giornata. Ciao a tutti dalla vostra Zaira.